Occhio okay, ai giornali di giovedì 11 giugno 2015, ben ritrovati a tutti cari telespettatori. Vediamo subito il santo del giorno e poi il, le previsioni del tempo. Oggi è San Barnaba, apostolo, il sole sorto alle 5.25, tramonterà alle 20.50. Il, il tempo che si presenta questa mattina, questa è come sempre la fotografia della nostra webcam che è posizionata eh, sul tetto della nostra sede ed è, eh, fa parte dell'osservatorio meteorologico che abbiamo installato per avere sempre aggiornati i eh, dati eh, più importanti come la temperatura, la velocità del vento, la quantità di pioggia e alcuni dati, eh, dati estremi eh, giornalieri, eh, non solo eh, giornalieri, con anche dati eh, storici che eh, giorno dopo giorno dal giorno dell'installazione ovviamente eh, vanno ad, ad, ad accumularsi vanno ad inserirsi in un database che può essere utile nel tempo anche per vedere un po' la situazione eh, come evolve eh, negli anni 19 gradi, quasi 20 gradi la temperatura alle 7.30 oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperatura in aumento per domani cielo sereno poco nuvoloso con transito di velature temperatura in ulteriore leve aumento mentre per sabato vedete il 13 di giugno eh, è possibile che il tempo si guasti. Ci, non si escludono brevi ed isolati piovaschi anche lungo la costa, con temperature in lieve aumento nei valori minimi e stazionarie invece nei valori massimi. Da domenica, correnti di Libeccio interesseranno le regioni centrali italiane. Con il transito di nuvole stratificate e associate a deboli piovaschi. Poi un peggioramento invece è atteso da metà della prossima settimana. Allora cominciamo. La lettura dei quotidiani, il resto del carino Corriere Adriatico e Messaggero, cominciamo dalla cronaca con la morte, eh, sicuramente un suicidio di una eh, ragazzina di 17 anni. Eh, Maddalina. Maddalina soffriva di solitudine, eh, ha lasciato una lettera riservata ai genitori, un testamento dedicato anche agli amici, una lettera drammatica che è stata lasciata dalla 17enne in casa prima della tragedia. Si chiamava Madalina, aveva 17 anni romena di Montella. Abate, studentessa al terzo anno del liceo psicopedagogico. È lei la ragazza che, l'altra sera, alle 19, è stata rinvenuta senza vita dopo essere stata travolta da un treno ad Ancona. Eh, lei scrive: Guardate negli occhi le persone per vedere se hanno bisogno di voi. Ora le persone non hanno più tempo per ascoltare. Oggi, l'ultimo saluto invece al piccolo Edoardo. La funzione religiosa in Duomo inizierà alle 10.30. Edoardo, il bambino di 20 mesi, deceduto per un edema polmonare, i cui organi sono stati donati per salvare altre piccole vite. La pagina di Fano invece si occupa della, eh, della fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Tombari, tombari che dice. Resto al mio posto, non ho interessi personali. La Presidenza spiega il futuro e replica alle accuse. Eh, gli dà manforte il vice Alberto Berardi, che dice: Quello di bene comune è una crociata contro il Presidente. Eh, Vedete nella fotografia eh, Fabio Tombari e il vice Alberto Berardi durante la conferenza stampa, che tra l'altro abbiamo trasmesso integralmente ieri eh, proprio qui su Fano TV dopo il telegiornale e che vi riproporremo nel corso della giornata, nel corso della, eh, della programmazione del palinsesto anche eh, per tutta la giornata di oggi. Torneremo poi su questo argomento leggendo anche gli altri giornali. Il giornale di Bologna si occupa anche del carnevale, investire sul carnevale non è uno scherzo, un euro ne produce 5 secondo un'indagine promossa dalla eh, carnevalesca. E dati ed elementi lusinghieri, il limite nel, della manifestazione è che è poco conosciuta, è famoso ma non troppo come si suol dire. I carri sono evidentemente la vera forza, alto indice di eh, gradimento. Eh, dunque l'indagine nata eh, dalla volontà di avere a disposizione dei dati aggiornati e scientificamente affidabili senza più basarsi soltanto sulle eh, percezioni, ecco che quindi è eh, stato fatto questa, questa, stata fatta questa indagine. Allora andiamo adesso avanti: la centrale fotografia scopre l'Italia e, e la lentezza. Si apre oggi alla Rocca Manatestiana, la settima edizione, mostre, tavole rotonde, workshop fino a domenica. Omaggio a Palanca e Paci. Caccia ai trasgressori della plastica, Mondolfo e Marotta lanciano una campagna per la differenziata e poi a Pesaro la festa, parliamo di basket, la festa per gli 80 anni dell'Angelo Biondo. Sandro Riminucci, il grande campione, celebrato da amici, compagni ed autorità. E lo vedete sotto anche con il sindaco di Pesaro, il neo governatore eh, Luca Ceriscioli. Adesso andiamo sul, eh, sul Corriere Adriatico, la notizia d'apertura è sul terreno che è stato risanato e dunque arriva il via libera per la costruzione del nuovo McDonald's. Il Comune di Fano ha rilasciato infatti il nulla osta per l'area di Villa Uscenti dove c'erano tracce di idrocarburi. La multinazionale costruirà un nuovo edificio con una superficie interna ed esterna di 750 eh, metri quadrati. Ad ottobre, intanto il giornale ricorda che eh, sono stati già selezionati 20 giovani che lavoreranno poi per il ristorante. La maggioranza non vuole il biglietto, i carri allegorici sono la vera attrazione. I risultati del sondaggio Sigma: tra il pubblico, l'indotto economico valutato in 2 milioni, ogni euro investito ne rende 5, si cercano fondi. Ovviamente, ehm, questa, questo studio, che è stato condotto da questa società pesarese di analisi di mercato, ha intervistato mille visitatori nelle tre domeniche dell'ultima edizione dei Corsi Mascherati, e la risposta non poteva che essere quella, ma secondo me. Eh, non ci si può e non ci si deve basare su quello che dicono, ovviamente, quelli che poi il biglietto lo devono o lo dovranno pagare. Bisogna fare un'analisi attenta e capire se veramente far pagare il biglietto può far fare il salto di qualità di cui tanto ha bisogno il nostro eh, carnevale. Partita del cuore con il Gabibbo: domani sera la sfida tra la nazionale Calcio TV e la squadra perfetti, Prefetti dal, è un'iniziativa che eh, è in programma eh, per la giornata di domani allo Stadio eh, Mancini di Fano. Il costo del biglietto è di 5 euro, eh, l'incasso andrà eh, ovviamente come sempre in beneficenza. E, insomma ci sono queste due squadre che si sfileranno, eh, ci sono quelli, un po' di quelli di Striscia la Notizia, un po' di personaggi della, della televisione e l'altra parte invece, è composta, l'altra squadra è quella dei prefetti. Il ministro Giannini premia gli studenti della Scuola Media Padalino, della squadra Padalino sono, eh, questi studenti sono fra i tre istituti di tutta Italia che si sono aggiudicati il premio alla ricerca dei tesori nascosti, consegnati ieri dal ministro Stefania Giannini e da Martino Colella, procuratore della Corte dei Conti, con una cerimonia al ministero dell'istruzione. Andiamo ancora avanti, sempre dal resto del Carlino, differenziata. Siamo a Mondolfo, differenziata all'80%, ma non basta. L'assessore spiega: pessima la qualità di plastica e sfalci. Rischiamo di retrocedere. Poi la cronaca da Marotta evade dai domiciliari, lo ritrovano al mercato. Era in Bermuda, confuso tra i turisti, ma è stato riacciuffato. In questa fotografia il giornale pubblica la foto del maresciallo Antonino Barrasso. Da Senigallia, giunta top secret: prima i problemi, c'è quello della sicurezza sul lungomare. Il, neo, eh, anzi, il, il riconfermato sindaco Mangialardi dice: faremo controlli serrati contro la sosta selvaggia. Sempre da Sedigaglia in azione la sexy ladra che ruba orologi e gioielli, adesca agli anziani per ripulirli, nel secondo caso arriva la moglie, della vittima, prete beffato con la truffa dello specchietto, viene affiancato lungo l'arceviese da una BMW, scendono due uomini che contrattano un risarcimento di 100 euro. L'altro giorno, due settimane fa, fanno in via Roma eh, una coppia, un uomo e una donna, a bordo di una Fiat 500 ha spillato 280 euro a un poveretto che eh, evidentemente eh, non eh, si ricordava che è in atto, ma è vecchia come il cucco. Questa truffa dello specchietto è inutile starvela a rispiegare un'altra volta. L'abbiamo spiegata mille volte, eh, non resta che dire: se arrivano lì e vi chiedono dei soldi o vi, chiedono, o vi dicono che, che gli avete rotto lo specchietto, alzate le orecchie e dite: No, non pago nulla. Chiamiamo i carabinieri e vedrete come questi poi se la danno a gambe. Un petardo a scuola, a Urbino, eh, uno studente, eh, perde tre dita. Eh, la vittima è Danilo Arcangeli, questo ragazzo che è rimasto ferito alla mano. Eh, per i carabinieri il ragazzo voleva festeggiare la fine dell'anno scolastico, compagni e insegnanti dicono che stava ripetendo un esperimento con cui ha vinto un concorso di chimica, eh, insomma eh, purtroppo per lui è andata un po' così così, è andata male anzi perché è tre dita insomma eh, e adesso si trova ricoverato. Poi a Fossombrone ricercato, un uomo ricercato in mezza Europa era ospite della zia Fossombrone, è stato arrestato un 26enne per la procura spagnola implicato in un giro di auto rubata, e nel pomeriggio Falso allarme invece in banca. I carabinieri hanno anche allontanato un uomo di piobbico che infastidiva i clienti dei negozi. Adesso apriamo invece per chiudere la segna stampa il Messaggero: Messaggero che apre con la rivoluzione in centro a Pesaro per le auto. Il piano del Comune potrebbe partire già dopo l'estate tagli ai permessi per i residenti, vietato l'accesso dalle 19 alle 5 del mattino nei weekend e durante la stagione turistica, la sosta è ridotta. Suicida, qui c'è un'altra versione eh, sul, eh, sul mm, messaggero o perlomeno non è la solitudine eh, da quello che si evince dal, dal titolo eh, di questa quest edizione del messaggero, non è eh, solo la solitudine eh, la causa scatenante di questo drammatico gesto di questa ragazzina che si è gettata sotto il treno ad Ancona, eh, il titolo è Suicida per le sigarette vietate, si è uccisa perché non sopportava la rigidità dei genitori, così ha scritto prima di scappare di casa. Anche qui la notizia del, dell'esplosione del petardo in mano a questo studente. Poi, 30 opere di sguanci in mostra permanente all'ex tribunale. Le sculture donate dalla famiglia al Comune di Pesaro, il sindaco Ricci ringrazia, regalo straordinario. La Giunta, la Giunta Ceriscioli ha detto qualche giorno poi dirò la giunta. In realtà, poi, come sempre succede in questi casi gli appetiti eh, sono tanti, gli interessi sono tanti e una persona sola. Deve gestire tutta questa serie di persone che chiedono, 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 ci metti quello, ci metti quell'altro. Insomma, adesso c'è un duello tra il segretario Comi e Marcolini quasi certa la Bravi. Gli avversari del segretario del PD rispolverano la relazione con il ticket di governo per i protagonisti delle primarie. Ceriscioli comunque prepara lo staff di Palazzo Raffaello, sicuri Sturani, Vona e il tecnico Nardo Goffi. Gas maxi bollette da 6.000 euro. Pesaresi si sono rivolti agli sportelli della Fede Consumatori Provinciale per cercare di capire i motivi della stangata. La presidente dell'associazione dice stiamo seguendo questi casi con attenzione, sono tutti utenti passati al mercato libero. Per fortuna. La fondazione forse diamo, e siamo sulla pagina di Fano, eh? la fondazione, forse diamo fastidio a qualcuno. Eh, se non cambia l'attuale politica e se la salute me lo permetterà, dice il presidente Tombari, resterò in carica fino alla scadenza naturale di maggio 2019. Il CDA respinge ogni accusa sul bilancio, nessuna leggerezza o interesse personale. Il presidente Tombari parla poi di un patrimonio che è cresciuto durante i miei mandati. Dice: E poi ancora altre, eh, altre notizie che potrete leggere sul. Quotidiano romano, Interquartieri, Affano, rallentata dal patto di stabilità, i lavori potrebbero finire entro l'anno, ma i fondi sono legati alle norme di stabilità e dunque vanno, eh, vanno sbloccati. Eh, e poi insomma, la notizia è che eh, questo uomo, che era agli arresti domiciliari, eh, stava preparando le cozze, eh, gli serviva del limone eh, e quindi è andato a comprarselo, solo che era agli arresti domiciliari e di conseguenza per i carabinieri si tratta e si è trattato di evasione. E con questo ci fermiamo qui, l'informazione torna questa sera alle 20.30, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.